proveremo a fare delle domande a raffica a ognuno di loro per vedere un attimo come si comporta. No, assolutamente no, ahimè. Infatti, grazie. Okay. Stavo dicendo che la cosa è stata decisa oggi, cioè lui ha pensato a questa cosa qui, ci penso io, voi siete finiti, cioè siete nelle mie mani, adesso vediamo che cosa succede nelle mani di tale chi. Ma io farei una cosa, io tra l'altro proporrei azione, qualche domanda, non la vedo, la vedo. Mi permetteresti, apposta la lasciamo lì e sarà intoccabile per tutta la sera. E faremo qualche domanda rapida, poi so che ci sono due ragazzi, quindi il pubblico non si spaventi se si avvicinano i ragazzi che hanno i microfoni. Ah, ve lo danno in testa. Io ragazzi volevo sentire una cosa. Brano della Carrà che a Filippo piace di più in assoluto. A far l'amore comincia tu. Questo è il Filippo che conosco io. State pronti che il problema è quello che lo conoscono loro. È peggio. Mi ricordo, avevo una cassetta. No, Filippo, un attimo. No. Allora, se ci sediamo parliamo, altrimenti no. Se vuoi parlare solo tu, io non mi viene. Mi ricordo che avevo una cassetta della Carrà e mi piaceva quel pezzo, cioè, com'è bello far l'amore a Firenze, com'è bello giorno. Filippo, faccia anche. Ah, perché nella formazione precedente alcuni di voi ricorderanno che c'era il tastierista, il conte, chiamato così per i suoi famosi modi aristocratici, capito? Tale conte ha anche un altro diminutivo, ma non lo svegliamo perché sarebbe troppo apposta. Il conte, che sta bene, si era trasferito in Messico, mi chiama: oh Filippo, sono tornato ed è meglio qua, è tutta un'altra vita, qui si respira. Sono tornato a Firenze, se hai bisogno, io dico no. Però è tornato Tiziano e vai. Sei un po' inquietante qua di sì, dire. Lo so. Un numero fortunato, Filippo. Ma sei. Un numero fortunato. Non lo so. Beh, non lo so. Vi ricordo che quando ero bambino, contando le lettere del mio nome, che compongono il mio nome, veniva fuori il 7. 7. Filippo, 7. Neck è 7, no? Però dicono che il 3 è il numero perfetto. 7 per 10. Andy Summers, Stuart Copeland, Sting, perfetto. Lettere o mail per comunicare con gli altri? Cosa preferisci? Ma io sono sempre sul rapporto diretto in realtà, cioè quindi né lettera né mail, però quando non è possibile, a questo punto sfruttiamo il progresso e mandiamo delle gran mail. Segnali di fumo, fumo bello. Dentro o fuori? I concerti. Fermati, fermo. Che vuol dire dentro o fuori? All'aperto. Ah. Che brutta anche così, eh? Mamma mia. Cioè io non ci. Boh, magari sarà un po' lobotomizzato, però. Non è una risposta semplice da dare. Perché fuori. Fuori. No, ti spiego. Per esempio, qui io sono fuori ma loro sono dentro. Però c'è un bel contatto, c'è una bella atmosfera, però poi alla fine fuori io ricordo veramente dei momenti molto forti, sia come interazione con le persone, sia come sound,
come scenografia naturale. Abbiamo visitato dei posti straordinari con un mare di gente, e quando c'è un mare di gente davanti è una grande potenza, non c'è niente da dire. Quando siamo all'interno di un palazzetto o di un teatro c'è un trasporto differente, pur sempre un trasporto magico, però credo di poter dire che i concerti all'aperto, per me, vincono su tutto il resto. A Monte Carlo, quando suonavamo allo Sporting di Monte Carlo, hai fatto le prove? Abbiamo, insomma, parlato. No, ma di... Abbiamo fatto... No, ma di... Grazie. Ma... No, di... Ma dai! Ma di... Ma dai, ma su, ma dai! Quando eravamo a Monte Carlo allo Sporting, per chi è venuto, a un certo punto aprono intorno le pareti, si aprono e si vede tutta la laguna, ed era come essere, come dice Chicco, un po' dentro, un po' fuori. Però tu non c'eri quando abbiamo fatto lo Sporting. Era fuori, nel frattempo era fuori, voleva entrare. Il piatto preferito? Basta, manca! Piatto preferito? Io lo so. Quindi dai, andiamo proprio sul sicuro. I tortellini. Con la palla. Va bene. Il luogo ideale per le vacanze. Poi facciamo partire il pubblico, preparatevi, siete pronti ragazzi? Vogliamo sentire anche voi, Luogo ideale. Ma io me la cavo con un forte dei marmi. Finito, rimango in Italia. Mare, sì, mare, non montagna, però bene anche. Anche l'Adriatico. Va bene anche l'Adriatico. State pronti che Chicco adesso ci spara un posto al di fuori. India! Gusto Asenzio. Ah, mi piace il mare. Ma cosa c'è? Gusto Asenzio c'è. Il mare di Busto. Il mare di Busto. Non si vede mai nessuno. Dai, Filippo, vai. No, ma basta. Il mare senti dietro. A me piace tutto il mare, montagna, basta sia naturale, diciamo, che sono un po' naturale. I mari finti, ne ho visti poco. No, ci sono anche mari brutti, naturale e il paesaggio, ma perché mi deve contestare? Ma io guarda che è una cosa, è di una pesantezza impressionante. La macchina è sempre così, io non pago una volta e lui contesta. No, va bene, quindi mare, naturale, nudi? Nudi o vestiti a fare? Nudi, tutti nudi. Nudi, guarda, sta comodi. E Filippo Fantazzi come risponderebbe a questa domanda? Rigorosamente nudi. Guai! Ilse Mezzara, come tutti posseduti dal demone del gioco, era solito. Qui mi pianto perché non me lo ricordo più. Però chiudete gli occhi e sentite Filippo, Sì, no, era scaramantici rituali. Quello di prima, cosa dice? Era solito. Questi sono anche i momenti dei viaggi, sono così. Forse è quello di niente. Perché obbligo tutti a vedere dei film. Non tozzo. Dai, col pubblico, ragazzi. Se no, Il pubblico. Sì, perché ci sono le domande del pubblico. Non per chiudere l'orecchio e evitare di sentire casino, il contrario, ci servono per sentire cosa stiamo suonando. Voi lo sentite da lì, noi lo sentiamo da qui. Un giorno la sfiga ha voluto che Luciano fosse tempestato dalla sfortuna, cioè solo aveva preso lui e lui doveva uscire. Il problema a spese nostre, perché a un certo punto è partito, lui usa, si chiama rullante dove picchia, partita la pelle sopra, cosa fa quando parte la pelle sopra, invece di avere un suono bello, tuc, tuc, io stavo già pisciandomi addosso, cioè stavo morendo, lui, voi non sentivate, ma noi in cuffia sentivamo. Sotto al sempre rullante che diciamo, c'è una cordiera, si chiama, di metallo, partita anche quella. Allora penso io, forse è il caso di cambiare rullante.
finiamo il pezzo devastati dal... Voi correggetemi se sbaglio, da... o era tutto in quel pezzo lì che succedeva di tutto, o era la voglia che non vorrei. Due, gli cambiano il rullante, si spacca la pelle. Lui non sente più niente. Andrea! Io mi sono girato per la seconda volta e non ce la facevo più. Immaginatevi voi come era possibile cantare una canzone con dietro un... ma ci sento io! Allora prendimi in due! Prendimi in tre! Non sento un cazzo! Ma perché? Tutte le varie esternazioni da lui, che ha una voce simile a una papera. Chissà da che vi ha preso mio figlio. No, tuo figlio è la migliore. Quindi, Massa, quindi... Questo succedeva in quel preciso momento, tutto in cuffia per noi. E insomma, credo che lui quel concerto abbia cambiato quattro rullanti, non so nemmeno se sia arrivato alla fine sentendo correttamente, avendo un audio corretto, però il concerto l'abbiamo portato a casa. Insomma, questo era uno dei motivi per cui tutti si rideva, io sopra tutti voi. Bastante.